Quest'oggi siamo un Caggia Calzetta che è un po' la valle al femminile. Hai vinto una marea di titoli al palio. Ti presenti un po'? Allora, ciao, sono Claudia. sono stata una folle innamorata del Palio del Golfo, del vecchio Palio del Golfo. 17 anni, o forse di più, boh, non lo so, della mia vita dedicati a questa passione e con grande piacere, assolutamente senza sacrificio. Piena di emozioni, delusioni, di emozioni positive, insomma, un bel cestino pieno. Ecco, hai parlato di vecchio Palio prima. Cosa è cambiato dai tuoi tempi a oggi? Vabbè, già se mi dici cosa è cambiato nei tuoi tempi mi sento vecchia, vabbè, insomma, quella sono e quella rimango. Però allora, sicuramente è cambiato l'approccio di chi è dentro al palio, perché prima era proprio una passione vera, dove non era una moda che fare il vogatore era fashion, era da foto da Instagram, anche perché ai miei tempi Instagram non c'era, quindi non si poteva fare, ed era una cosa vera. Era vera, che veniva dal cuore, che veniva dalla pancia, e mentre ora, insomma, tutto questo si è un po' perso. Prima diciamo che pur di salire in una barca saresti andato anche su un ciattino. Oggi invece siamo tutti professionisti saccenti del nulla. Ecco, per chi non conosce il Palio, cosa significa Palio del Golfo? Palio del Golfo è un pugno allo stomaco, nel senso che è una panciata di emozioni, di adrenalina, non so, di bello, è una manciata di bello, perché il Palio del Golfo là, durante l'anno è meravigliosamente stupendo, perché passi tutta la tua stagione. Prima molto di più in mezzo al mare, oggi purtroppo invece dentro le palestre, sulle emergometri, a simulare quello che ti piace fare. E quindi già quello è bellissimo, perché stando in mezzo al mare, poi ci sono periodi dell'anno in cui sei da solo in mezzo al mare con colori meravigliosi, cioè con suoni della barca meravigliosi, cioè, insomma, chi ha praticato capisce. E poi arriva il giorno del palio, no? Quindi tu ti alleni un anno intero, dove fai tanti sacrifici, ma poi se c'è la passione, il sacrificio non c'è, tutto per questa unica ed esclusiva gara dove tu arrivi alla Morin e c'è questo gioco di colori sulla passeggiata con tutta la gente che, insomma, che incita, che tifa, che è lì, veramente ti viene un carico di adrenalina. A me veniva quella che la chiamavo la cattiveria, no? Cioè, ma la cattiveria buona, cioè, volevo andare lì e andarmi a prendere questo palio. E sono emozioni, facendo parte di uno sport, un po', diciamo, unico, perché poi io sottolineerei una cosa, che il Palio del Golfo non è il canottaggio. Sono cose completamente diverse, perché le emozioni che ti dà il Palio del Golfo, vedere la tua città piena di colori, vedere la tua città in fermento, essere lì su una barca dove tu rappresenti la tua città o una borgata o un paese, cioè, canottaggio è un'altra cosa. Il tipo di barca che abbiamo, cioè in legno, storica. Quindi il canottaggio da una parte, il Palio del Golfo e dall'altra. Secondo me le due cose non si possono mischiare più di tanto. E anche proprio a livello di emozioni, quello che dà il Palio del Golfo, secondo me il canottaggio non riesce a darlo. E tanti che hanno fatto entrambi, magari da Velocior sono venuti a fare il Palio del Golfo, l'hanno riconosciuto, che il Palio del Golfo è un'altra storia. Per far conoscere il palio ai milanesi, ai torinesi, a quelli che fuori di Spezia, cosa vuoi dire?
che devono entrarci dentro, perché cioè, un conto se tu già magari sei appassionato di qualche sport, appunto come può essere il canottaggio, quindi casualmente ti puoi approcciare anche su qualche video su internet, non so, su YouTube, quindi puoi vederlo. Però il palio, se non ci sei dentro, se non lo vivi, se non respiri questa adrenalina, perché per esempio io gli ultimi anni, no, quando mai ero fuori, io avevo la settimana prima del palio che dicevo, ma la sentite nell'aria l'aria di palio? Cioè io la respiro, io sento un'aria diversa, è palpabile. E quindi se tu non ci sei dentro a quest'aria palpabile, è un po' come vedere una partita di calcio, no? Cioè bella, beh sì, me la vedo sul divano, comodo, non c'è problema, però se sei in curva è tutto un altro sapore, c'è poco da fare, il palio del golfo è uguale, cioè ci devi stare dentro. Quindi invito tutti i milanesi, tutti i montanari quasi come me, a organizzare una gita fuori porta la prima domenica di agosto e partecipare al palio, partecipando possibilmente dalla prima gara, ossia quella delle donne, all'ultima, quella dei senior, perché non è solo senior palio. Grazie. Ok, ciao ciao.